passeggiata della mucca diceva scendo da là? Sì, da dove c'è la chiesetta. Ma si partono da là praticamente? Sì, sì, dove c'è la chiesetta. No, perché è troppo piena, non ci sta dentro più il fieno. Allora lo svuotano. Ma non fa la balla. Dopo verrà con un'altra ballatrice. Non farne il fieno con questo. No. Farne il fieno. Questo qua è in ballatrice, balla rotonda. Questo qua non possono fare il fieno. E vede, lo daranno così, verrà il carro per caricarlo. Fatta bene. Sì. Chiaro.
No? Metti a fare danza. Voglio un luce. Ehi, va a flan! Spero di attivo. Che lascia il colpo, quindi con la cammina nel matti finiti. Spero di attivo. Sì. Oh. Ah, proprio! Aspetta, Vabbè, il peso minore. La roba fino a calcolato. Peso minore. No, 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 no. Perché siamo in panina. Sì, la badina della lì. Sì, era che siamo in Italia, pesi il doppio. Ma te l'avamo bello stesso. Anche con la fisarmonica magari. Anche con dente cross. Vabbè, credi sulla parola. Ma sono sprovando? No. Vuoi questo è scaricato? Per finire in questa andare dopo. Scusarlo, veniamo dopo. Veniamo a dare la cifra e dopo si scarica la cacquetta del MC. Basta schicciarlo. No, ah, che la puoi guardare, non sento. Tanto io ti parlo di questo prato. Ah, è lo scritto giù, papà. Sì. Ma si del tipo supera il Pra, sì, passa in cima al Pra. No, perché arriva sono nato. Oh, c'ho la crapa! Insomma. Sulla divana, ora? Non mi hanno fatto assare. Hai guardato, sono andato a due palloni di spalle. Con una scala da andare. Mi la devo assaggia. Se la di ieri, ancora entro il sera sono a fare uno. Ancora si arriva? Sì. Ehi. Che merda. Vai via, arriva là e descarga la piena con i fili. Torna stretto. Dirlo che parte. Non mi sono preparato male, non mi sono preparato.
Fai le coccole al gattino? Io me ne sono una cara. Thank you.
se la sei stufata.
conigliette un braccio, le belle. Tanti Alberto!
Thank you.
sta che così la può stanca. Però forse. Ma che su minorenni! Minorazzi, cazzo! E il capo squadra chi è il Beccellerini? Benvenuti a uno degli eventi, diciamo degli eventi più richiesti, esi e più agognati, della festa dell'agricoltura, la festa agricoltura che è organizzata ogni anno qui a metà settembre, quindi a fine, anche se siamo a livello logico e temperatura quasi in inverno, dicevo organizzato dal consorzio turistico Peio 3000, col supporto del comune di Peio, la Cassa Rurale Val di Sole e la PD della Val di Sole. Perché? Perché la festa dell'agricoltura si inserisce all'interno di una manifestazione più grande che si chiama CIS Festival Val di Sole. Facciamo un bel applauso a tutti gli organizzatori di questi importanti eventi. Cos'è il palio delle frazioni? Innanzitutto dovete sapere, mi rivolgo ai tanti turisti qui presenti, che il comune di Peio fino al 1927 era costituito da 5 comuni. C'era il comune di Comagine, Celleditto, Celentino, Cogolo e Peio. Nel 1928, durante quindi il ventennio fascista, i 5 comuni sono stati unificati nel comune di Peio con capoluogo Cogolo. E quindi il turista non sa mai se è a Cogolo, a Peio, a Peio Terme, a Peio Paese. Quindi normalmente le principali 5 frazioni del comune di Peio, che sono Comasine, Dino Strombiano, Celedizzo, Cogolo e Peio, gareggiano in questo palio. Il palio è una festa, ma è anche un momento di sano agonismo. Vedete che noi tutti, presentatori, giudici e i concorrenti, sono abbigliati con cosa? Con l'abbigliamento di un tempo, quando l'allevamento, la pastorizia, l'agricoltura e il duro lavoro nel bosco erano le uniche fonti di sostentamento. Voi mi dite che siete molto più attenti di me, ci sono solo 4 frazioni che hanno sfilato e vedo Cogolo, Peio, Celedizzo e Celentino, manca Comagine perché purtroppo ieri c'è stato un lutto, ci ha lasciato un amico, Danilo, che era una persona taciturna ma ben voluta da tutti, imparentato con tutti quelli di Comagine. Comagine è in lutto, ha sfilato con una rappresentanza senza gonfaloni, ma non partecipa. Scusate, mi sto emozionando anch'io che sono a metà di Comagine. Questo è l'applauso non per me ma per Danilo, che sicuramente ci sta guardando. Speriamo che le sue sofferenze siano finite in questo mondo. Facciamo un bel applauso anche al corpo bandistico Val di Peio, che è diretto dalla maestra dell'Eva Basini Chiara, che ci aiuterà con un paio di brani. Nel frattempo con i giudici facciamo gli ultimi accorgimenti. Grazie. Yeah.
possono vedere, vi chiedo che si spostate, perché altrimenti non ci stanno i concorrenti del Palio. Nel frattempo chiedo cortesemente ai capi squadra delle quattro frazioni qui presenti di venire qua, che faremo l'estrazione a sorte dei campi gara. Grazie, e intanto chiedo alla professoressa se ci fa un altro brano. Grazie mille, grazie. Grazie per la vostra presenza. Voi direte cosa hanno fatto questi matti? Questo è un gioco, è un Palio, ma vi dicevo c'è un sano agonismo, perché ci sono ben 5 giudici. Perché ci sono 5 giudici? Che sono Ale di Schirol, il Viatone Schirol. Io sono giudice nazionale di salto e combinata nordica. Abbiamo modulato questo regolamento pari pari utilizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali per il salto al trampolino, dove ci sono? C'è un delegato tecnico e 5 giudici. I 5 giudici esprimono le loro valutazioni, viene scartato il voto più alto e il voto più basso e si fa la media dei 3, diciamo, punteggi mediani. Avete capito quindi che la faccenda è molto seria, è talmente seria che dobbiamo, Attilio, sempre fare l'estrazione del campo. Abbiamo, ovviamente c'è sia il campo di sfalcio che anche quello poi per la pelatura, e poi andranno anche a lavorare sulla legna, non è che sia esattamente lo stesso diametro, e quindi dovevamo estrarre a sorte il campo gara, e hanno estratto a sorte i capi squadra il campo 1 è Celedizzo, il 2 spetta a Cogolo, il 3 Peio e il 4 Celentino. Quindi vedrete in ordine Celedizzo, Cogolo, Peio e Celentino, che resteranno sempre nella stessa posizione per i giochi sopra al prato e poi della legna. Però iniziamo con il gioco che coinvolge anche i bambini. Dopo faranno le premiazioni e estrazioni della luna. Intanto che preparano per la gara dei bambini, vi dico come è lo sfalcio con la pouch. Con la pouch e il bagilon. No, il bagilon, scusate, perché adesso. La pouch che è stata battuta con i martelli, la plantola e il martello. Vedete che c'è un concorrente che la sta ultimando la battitura.
e si sente quei colpetti che si sentivano una volta. Di sfalcio bisogna adoperare la preda per darle fuori, praticamente per affilare da fino. I coltelli li fanno con altri attrezzi. Spero che l'abbia battuta prima, perché in 5 minuti non è che si possa battere la falce. Facciamo una dimostrazione. Bravissimo, una bomba. Cercavi il prosciutto che l'hai in macchina. Cenedizzo, occhio, perché facciamo la dimostrazione. Se siete i primi che partite. Cenedizzo sta valutando chi deve mettere nella carriola e chi deve spingere questa carriola. La carità. Allora, un chiarimento: quest'anno il regolamento continua a essere modificato di anno in anno, perché, come ha spiegato Alberto, c'è una sana competizione, per non dire altro. E quest'anno abbiamo aggiunto anche il jolly, quindi le squadre possono sul gioco giocare il jolly prima che inizi la prima squadra. Quindi adesso c'è la dimostrazione e io avviso le squadre che quando giocate il jolly, che prenderanno 3 punti in più, dovete comunicarlo alla giuria prima che inizi il gioco di tutte le frazioni. Ok? Grazie. La partenza dei giochi è sempre un po' complicata. La dimostrazione la faccio a Giorgio. No, l'ho già capito. Il federale. E Giorgio, capo frazione, è pronto per partire e far vedere come si fa sta gincana con la caretta. 3, 2, 1. Questa è la dimostrazione da parte di Pier Giorgio Canella, che è il capo frazione di Covolo. Vedete che lui corre, fa l'ala genziana tra le balle di fieno. Se dovesse toccare in maniera clamorosa o rovesciare il boccia, speriamo di no, ci sarà una penalità. Giusto, Pier? Adesso ci sarà il cambio, sì, sperando che il boccia non si sia addormentato, ma non penso. Si preleva il bambino, ci mette nel sacco, che non mi sembra che sia molto disponibile, no, Edoardo, a collaborare. E va fino e deve toccare poi quel signore là, che è il delegato federale, Attilio Busaferdi, con il famoso bagilon. Ah, ecco, questa è una dimostrazione. Bravo Pier Giorgio. Attenzione, i secchi d'acqua, sono pieni d'acqua, sarà quindi una decina di chili sicuramente. In teoria dovrebbe correre, ma a una certa età, la sciatica, i reumi. Vedete che dovrebbe, giusto Barba, dovrebbe saltare in teoria. Non solo il pranzo, ma anche e soprattutto le balle. Le balle nel senso, le balle di paglia, È molto ostacoli. Stasera niente cena. La persa il latte. Quindi in questo caso ci sarà una grande penalità, perché vedete adesso i giudici, abbiamo anche una giudice donna, e tra il resto è giustamente importante la presenza femminile. Adesso i giudici andranno a misurare quanta acqua è rimasta nel secchio, perché uno ormai se n'è andato, e quindi ci sarà anche una dimostrazione del tempo, ma anche della quantità, e la faremo dopo, nella speranza che il secchio si possa aggiustare, giusto? Latte, quindi portare a mangiare i maiali da casa dalla, anche per latte o l'acqua, in dialetto trenzolandolo è il bagilone, in italiano non mi viene. Il jolly come si fa? Porta?
Suona bene. Quella è la famosa bronzina, cioè il campanaccio. Cosa, se Covolo dovesse vincere questo gioco, quindi avrà raddoppiato i punti. Ok, scusate, che Celentino. Aspetta che l'hai chiesto la macchina. Sì, la macchina dove era? Sostituzione del bacillone al volo. Clamoroso in Val di Peio, abbiamo trovato filon di riserva e là la frazione di Peio in macchina, ma non si ricorda dove è la macchina, quindi spero che voi domani non dobbiate andare a lavorare, quindi ma la macchina sarà qui vicino da qualche parte, dovrebbe esserci. Dunque chiaro che adesso ci sarà il ricorso delle altre frazioni, ma speriamo di no, dai. Non abbiamo bisogno di provvedere di revisione del conti, vedremo. Quindi la prima frazione che parte è Celledizio. Omar, scusa, complimenti Anna, avevi veramente il bacino nella borsa, non in macchina, giusto? Facciamo l'applauso a Anna, che è una delle colonne della frazione di Peio. Con il basilone gentilmente offerto, prestato, venduto, vediamo da Peio, giusto? Celledizio è pronto alla partenza, ripeto, corsa con la caretta, corsa con i sacchi, poi corsa ad ostacoli con l'acqua nei secchi, basilone. Pronti? Pronto Celledizio? 5, 4, 3, 2, 1, via! Velocissimo, guarda che non è baltarla con la poppa! Adesso comincia la gincana! Senza spostare i pomoni, le balle dei peli! Bravissimo! Ecco l'arrivo, pronto con il sacco, i sacchi che metteva delle patate, circa 10 metri di corsa del sac, da il via al concorrente col bagilon, bianco col bagilon che non lo pinta con questo. Giù e giù a destra da quei. Bianco con l'acqua che la vuole vedere plena, se non latte, non riva al Casel. La Caselada la ben magra. Uno, 17. Un minuto e 17 secondi. Adesso controlliamo la quantità del latte, che in questa occasione è acqua. Non è stato, non è stato. Popolo, popolo. Intanto si prepara Covolo. Vedremo che lei. E venne ripreso anche dal drone. E lì pronto a riprenderlo. Stanno controllando l'acqua, il latte praticamente. E arriva al casello, e quando che si arrivava al casello bisognava pesare il latte per sapere quanto che ne era e quanto che era da dare al contadino. Covolo è alla partenza. Bene.
1, via! Velocissimo, con la carriola che gira. Dopo che farei mettere un po' di olio alla rodella, che la ciga. Guarda che gincana, veloce. Eccola all'arrivo, il popet del sac, del peso. Sbrigativo! Pronti, eccola con il sac, veloce anche questo bambino. È suo padre, non è che non chiamate il telefono azzurro, ma è suo papà, E partì anche i sedere del latte, gli era pleni quando che io stavo in Mongiudi. E adesso è toccata strada dalla stalla al casello, l'era buona o l'era a ostacoli. 1 e 10, adesso controlliamo il peso. Il peso al latte, il casaro. Tanto si prepari l'altra squadra. In ordine è Peio che deve prepararsi. Fino con Golfero ora è in testa. Abbiamo ora un giovane, una bimba della frazione di Peio che vi ricordo che un tempo era il comune più alto dell'impero austro-ungarico a 1585 metri. Forza Peio! 3, 2, 1, via! Velocissimo anche questo, il ruido fa girare la ruota veloce, sentite il tifo che fa i suoi concorrenti, i suoi compagni. Pronti all'arrivo. Ecco, velocissima anche questa bambina, dai via al contadino che porta il latte a casetta. Senza perdere Mashalat, che anche se sei in ritardo, il casetta lo tolgo lo stesso, basta che sia stanco. Partiamo il peso. 1 e 10. 1 minuto e 10 secondi. Recuperiamo il latte per la pesatura. Stavolta lo pesa col metro, non si sa come che l'hai. Forza Peio! È pronta la partenza. Uno, via!
E là c'è anche questi qui del Celentino, tentava quasi di andare fuori strada. La gincana anche veloce. La ribaltà come ribaltare una grassa in te la posta. Per i non trentini la grassa è letame. Hop, è andata via. Ai ai. Come trasporto latte non è proprio l'ottimo. Le partì con il quintale e arriva forse con 50 litri. Gli ostacoli sono superati. 1 minuto e 13 secondi il tempo della squadra di Celentino. E adesso controlliamo. Niente a fare con l'altro. Attilio, brava, grazie per la tua presenza. Quindi jolly da parte di Cilevisto. Barba, chi è che vince questo gioco? Chi che va la pausa che taglia meglio e anche gli un po' abituati a segare il pram a falciare. Il terzo pieno, che è quello un po' più quasi difficile da tagliare perché è basso. Il terzo è ben recuperato per le bestie. Ecco, danno il pino alla lama. State attenti a non farvi male quando appilate la falce. Sentite il tifo che fanno i compagni delle loro squadre. Facciamo al tempo. Le contadine sono pronte anche a rastrellare, a mettere il terzone tra gli sei. La temperatura è buona. Di solito in questi tempi non è proprio ottima, se era l'altro giorno si scaldava a segare il plato. Sono vicini al termine quasi, con il lavoro abbastanza bene e veloce. Ogni tanto troverà i mucci delle talpine e questo non è bello per la pace, gli deve dopo filarla.
Ricordo alle ragazze e alle signore con rastrello che bisognerà cominciare a rastrellare solo quando il signore componente della propria squadra ha finito di sfalciare, eh? E io sta quasi terminando l'ultima andana. Ha terminato lo sfalcio e adesso le contadine raccolgono il pieno. E che dà una mano a tirare un scema perché ha sfalciato. Anche Coro ha terminato lo sfalcio. Ricordiamo alle ragazze e alle signore che è fondamentale anche la qualità della rastrellatura. E dopo i giudici andranno a vedere se c'è qualche boccone di erba, come diceva Barba, l'andana. Cos'è l'andana? È la parte di prato che viene sfalciata. Una volta che l'ha raccolta l'erba viene messa nella coperta di tuta, in dialetto puerta. La coperta viene messa poi sulla slitta di legno nel nostro l'isola o l'esola, dipende dalla frazione, perché ogni frazione in Val di Peio ha la propria particolarità linguistica lessicale, e poi verrà trasportata fino alle balle di fuoco. Canela. La branca di pelle stava mettuta dentro, Gargana, la terza sulla slitta e via. Dai Canela, forza Canela, forza Canela! Peio ha sorpassato in arrivo. Ha sorpassato Covolo. Ce l'hai visto, sta rastrellando il pra. Abbiamo mettuto la corda, il pen, il perfil. Ecco sorti bene. Non ci sono. Ecco Celentino che sta continuando, sta portando il pene in telaia, il terzone in telaia. Immagazzinarlo per l'inverno. Thank you.
stato sul carretino, bravissimo Celedito, che conclude la sua fatica col pieno. Stanno valutando la qualità dello stralcio. Uno, via! Grazie.
Vi ricordo che a tagliare il tronco, quindi utilizzare il sedone, possono essere quattro persone che si alternano. Poi vi siamo identificati da Arno Giulio. In quel senso è, pezzi del tronco verranno tagliati più di una soffaia, diretto il ciò, insieme a Mara Rock, per la ragazza e la signore, le porte dell'uomo, le donne, il signore, il ragazzo, la raccolta, fanno partita, la casteranno la regione. Oh,
Pino, vai su, vai su. La polizia ha cedevisto a rotto la cesta, la scure, sicuramente qualche signora si viene la borsa per la sua parte e via 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 una bambina, un bambino, una signora, veloce, Arianna, guarda che ti piace per il cazzo! Benedetto volevi dire, scusa. Benedetto il Faccio questa iperaria, me. Falla bene. Mentre le bambine che sta, la bambina che sta rompendo la linea, e sta che si fa la fila. Viene su veloce e altra. Facciamo la prova. Vai Camilla, vai! Vai, veloce, veloce! Devo fare pezzi intanto che entrino nella stufa. Devo fare la formella, non è il grande. Dai, bella! Questo qua è anche a grandi, si può cimentare a segnare anche la formella. Il cerettino che deve terminare le pari, vorrei. Domani poi un paio d'ore.
Ecco Celentino, ha terminato a fare i morelli. Brava, bravi! Fine, alza la mano! 15 e 3. Fine! Tagliamo il pianto! La punta, la pianta di Cino! Cino proprio che è la punta! Bravissimo! Sono riuscita! Corretto! Mettere il pitch quando ti sei riuscita! Intanto ringraziamo anche Diego Larenti, se nei giorni prossimi guardate su Mediaset, Rai 1, CNN, ABC, guardate Sport in Austria, Air Day, Germania, e vi vedrete grazie appunto amico Diego, facciamo un bel applauso anche ai nostri amici fotografi, Sergio Media che stanno in Italia, grazie. No, a 20 strani, bisogna farci. Su Sport Italia, sto dicendo anche in Italia, che prima meno di nome, più famosi. Fai da fare 600 euro. 100 euro fai da fare. Vedi, mi raccomandi, Pompeo, non mi spiegare. Si chiama Piscopo, che sta prendendo sta pila della linea. Dai, a due colati, no, dall'altro verso. Esatto. Vince. Veloci Celentino, facciamo un applauso a Povolo e a Celentino che stanno facendo un po'. Guarda che sciura. Guarda che sciura. Guarda che sciura. La loro fatica esce per dare a Parmerenta. Si mette giù per fra. Castel, dai, che sarà su e su tutto il giorno. In corso a ferro tu un sacco, il taino, tutta la fornitura, giustamente lontani, che cane, formaggio, tamenti, piatti, un evento, esatto, così. Ora adesso continuiamo la nostra vita. Povolo ha terminato la sfida. Vediamo anche la valutazione fra poco e stiamo attendendo Celentino. Se da Giampilari si mette giù. Dai, dall'altro, gira dall'altro, fa furlo. Va a catastrare di un pipetto di legno. Guardare, non toccare, capito? Guardala! Farla la linea primavera. Che fa? Prepararla all'inverno successivo. Uno, via! Avete visto, è la prima riga nera, è circa un metro tra una riga e l'altra. Ha raggiunto i due metri e l'ultima attacca con le mani. Bravissimo questo concorrente. È passato la penultima attacca. Adesso viene la parte più difficile. Si sta forse riposando. Facciamo un bel applauso a Vincenzo della frazione di Celevizio. Sta riposando un pochettino per l'ultimo tratto. Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo. È arrivato col piede nell'ultima attacca. Adesso vediamo dove arriva con le mani. Mancano ancora un metro e mezzo circa. Bravo! Bravissimo questo concorrente. Thank you.
Quanto manca per il 3 minuti? Un minuto. Un minuto ancora c'hai. Ultimo sforzo cercando di arrivare ancora più alto. Mi scivolano i piedi. Niente ancora, quanto? Mezzo minuto? 40 secondi. 40 secondi. Una manciata di secondi, non ce la facciamo più. Bravissimo, un applauso, il titolo abbiamo fatto, una sudata unica. La discesa è molto più comoda, aiutata dal tecnico del soccorso alpino. Facciamo anche l'applauso alla Guardia di Finanza, dai, giusto? Tre, due, uno, via! Le tacche sono comode, fa meno fatica a salire nelle tacche. Fino che riesce a usufruire di queste tacche. Ecco, adesso viene l'ultimo pezzo. Sempre un piccolo cavolongo. È arrivata l'ultima, arriva. Manca poco. Forza, Tommaso! Bravissimo cavolo! In pochissimo tempo è arrivato in cima. Lei che è abituato a salire su tutti i pali. In 40 secondi è arrivato in cima, ha fatto suonare la campana. Vi spiego anche perché lui è il finanziere, non è di quelli che va in giro a guardare i corrispettivi e gli scontri in divisa. Lui è il soccorso alpino della finanza, perciò mi è abituato. Vai pura maschera. Edoardo! 3, 2, 1, via! Solo di braccia. Ragazzi, Celentino e Davis, facciamo un bel applauso anche per Davis. Dai Davis, forza Pippo anche per questo concorrente. Dicevo che stanno al palo più alto, più verde e più scivoloso. Lo vedete quando si arriva alla terza tacca, lì è il punto di non ritorno. Salto, ultimi centimetri, bravissimo! Anche questo concorrente è arrivato in cima. 54 secondi. Sembrava più scivoloso il palo, ma invece qualcuno
è stato più furbo e è salito in cima. Questa ragazzina è salita fino in cima. Non so se con l'aiuto del... Oppure lei è velocissima. Quando va? Le squadre sono pronte. 2-1. Ecco che tirano nella fine. E chi ha più gambe da tirare? In questo momento e hanno tirato qui a monte. Il tipo è molto alto. Quello che rispetto al polo scolastico, una volta pensate non c'erano matrimoni misti tra Cogolo e Celeghito, adesso invece siamo un po' più evoluti. 3-2 perché la cruda è la Teresa. Lunga è difficile da vedere, le squadre si equivalgono, chi ha più resistenza vedremo al termine. Sono partiti in questo momento, c'è mal colpo, ma quei decoro nel parquet non gli fa neanche tanta fatica, no?
mettiamo d'accordo la festa. Posso amicizia, essere volgare, esprimere la regia Gianni maniera, su canale YouTube. Grazie a tutti. Di quelli al
Taglia fora. Ah, che se taglia fora. Ah, se taglia fora così. E quelle altre quando ho portato giù? Sabo che ven? Sì. Dio buono se le va. Forza dai, esci in via. Forza dai, esci in via. Vedi? E vedi che manca che ha. Ehi, 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 ehi,